La storia di Milano l'hanno fatta e la fanno i milanesi e non è un gioco di parole, ma è il riconoscimento delle qualità del popolo milanese. Un contributo l'hanno dato alcuni grandi sindaci, ne voglio citare due. Il primo è Emilio Caldara. Il 20 di maggio del 1920 Emilio Caldara, guidando la giunta milanese, acquisisce il quarto stato di Pelizza Volpedo, ma è un'operazione di generosità dei milanesi a cui partecipano artisti, artigiani, banchieri, e si viveva una stagione di riformismo municipale e socialista, di grande tensione positiva e creatività. Tutto viene interrotto dalla Seconda Guerra Mondiale, ma viene interrotto soprattutto dalla dittatura fascista, e la rinascita di Milano avviene con un altro grande sindaco, Antonio Greppi. E Greppi decide di portare il quarto stato a Palazzo Marino nella sala consiliare. Questo meraviglioso dipinto ci dà due messaggi. Il primo ovviamente è il valore della cultura, ma il secondo è la centralità del lavoro. E la cultura è stata e sarà sempre importantissima per Milano, anche in questa stagione, come tutti noi abbiamo nella memoria lo straordinario concerto di Arturo Toscanini che riapre la Scala dopo appunto la Seconda Guerra Mondiale. Ma è il lavoro la cifra di Milano. E qui torniamo al quarto stato. Quella marcia silenziosa ci fa tornare indietro di più di un secolo, ma in fondo è un po' contemporanea. Milano deve trovare una via, una modalità per ricostruire se stessa. E lo farà senz'altro, ma lo farà grazie ai milanesi. Dodici giornate di posa per ogni bracciante. Una scena studiata nei minimi dettagli. Gli uomini e le donne che avanzano orgogliosi non cercano speranze o concessioni, ma rivendicano diritti, il loro posto in un mondo giusto. All'alba del nuovo secolo, il riscatto dei lavoratori è al centro della storia. Giuseppe Pellizza termina il quarto stato nell'estate del 1901. Lo dipinge dal vero sulla piazza di Volpedo, il suo paese, nella piana di Alessandria. Tre anni di schizzi, studi, ma anche di fotografie. Un'indagine sociale e toccante. In Italia, dopo l'unificazione tra 8 e 900, un'intensa fase di industrializzazione travolge Torino, Milano e tutta la campagna. Le condizioni di lavoro, spesso al limite della sopravvivenza, alimentano disagio e fatica. È scontro. A Milano, nella primavera del 1898, il rialzo della tassa sul prezzo del pane provoca una rivolta feroce. Il prefetto dichiara lo stato d'assedio e chiede aiuto al governo centrale. Il regio commissario straordinario, generale Fiorenzo Bava Beccaris, occupa il centro della città con le sue truppe. L'ordine è di sparare a vista. Partendo da Piazza del Duomo rastrella una dopo l'altra le vie e, a suon di cannonate, ristabilisce l'ordine in due giorni di assedio impietoso. Il prezzo della sanguinosa repressione è altissimo. Si contano centinaia di morti e altrettanti feriti. Re Umberto I lo premia con la croce di grande ufficiale. L'eco della strage di Stato raggiunge Volpedo e Pellizza fa della pittura un'arma d'accusa. Ambasciatori della fame e Fiumana sono le prime versioni del suo capolavoro. Ci lavora dal 1892. L'immagine della rivendicazione diventa presto idea filosofica di progresso. Si percepisce la fiducia nei diritti e nelle conquiste che la propaganda socialista diffonde e che le prime organizzazioni dei lavoratori reclamano.
Alla fine del secolo il movimento socialista riformista a Milano dà vita a una rete crescente e capillare di sussidi e istituzioni educative. Nascono l'Umanitaria, l'Asilo Mariuccia, la Casa dell'Emigrante, l'Unione Femminile. Un misto organico di modernità, dinamismo, imprenditorialità fanno della città la capitale morale del regno. Nel 1907 Pellizza muore, spezzato dalla morte per parto di Teresa e del terzogenito. Teresa è la donna ritratta nel suo capolavoro col figlio in braccio. Mi chiese di fargli da modella e nel 92, a 17 anni, lo sposai, raccontava. L'amico fraterno Felice Abbiati diventa tutore legale delle figlie e gestore dei suoi averi. Nel giugno del 1914 i socialisti di Filippo Turati vincono le elezioni e offrono a Emilio Caldara, che aveva pagato con 3 anni di carcere il suo appoggio alla sommossa del 98, la poltrona di sindaco, il sindaco di tutti i milanesi. All'entrata dell'Italia in guerra il 24 maggio 1915, Caldara, pacifista convinto, fa di Milano la città italiana che più sostiene le sue forze armate. In comune il Comitato Centrale è impegnato nell'assistenza economica, sanitaria, morale delle famiglie dei combattenti. Nel novembre del 1919 l'Italia va al voto. Per i socialisti è un trionfo. In Parlamento ottengono la maggioranza. Milano negli anni 20 è un fiorire di circoli d'artisti, di gallerie e di case d'aste. La borghesia meneghina del primo dopoguerra acquista e colleziona l'arte contemporanea. Anche le civiche raccolte contribuiscono con acquisizioni e lasciti all'ampliamento delle collezioni pubbliche. Sono passati 13 anni dalla morte di Pellizza. Molte opere, compreso il Quarto Stato, sono rimaste nel suo studio. Guido Marangoni, lungimirante direttore del Castello Sforzesco, visita Volpedo deciso ad acquistare la grande opera per conto del comune. L'affare non va in porto. Il prezzo, 50.000 lire stabilito dal Tribunale di Voghera per tutelare le figlie, supera di gran lunga la cifra a disposizione. Nel gennaio del 1920, il gallerista Lino Pesaro contatta l'amico di Pellizza, Felice Abbiati, proponendogli una mostra monografica nella sua galleria di Milano. 2 giorni dopo l'inaugurazione, Pesaro suggerisce il lancio di una sottoscrizione pubblica per l'acquisto del Quarto Stato. Marangoni accetta e ci mette l'anima. Lino Pesaro è primo donatore della lista e si accorda con Ugo Oietti del Corriere della Sera affinché il quotidiano pubblicizzi la sottoscrizione. Milano risponde subito. Aderiscono imprenditori, banche, commercianti, artisti. Tutta la cittadinanza partecipa anche con umili donazioni, con quello che può. È un'onda collettiva. Nel maggio del 1920, a pochi mesi dall'inaugurazione, viene raggiunta la cifra richiesta e il Quarto Stato entra ufficialmente a far parte delle civiche raccolte. È proprietà dell'intera città di Milano. È patrimonio di tutti. Il sindaco Caldara scrive una lettera di suo pugno per ringraziare tutti i donatori. Sarà esposto nella sala della balla del Castello Sforzesco. Durante gli anni del fascismo, il soggetto dell'opera risulta particolarmente scomodo. Continuerà ad essere esposto, ma nel catalogo la dicitura è laconica. 2 uomini e una donna con un bambino tra le braccia. Il cammino nella storia dei contadini di Volpedo riapparirà nel secondo dopoguerra per tornare simbolo del riscatto popolare nell'Italia liberata dal regime. A metà degli anni 50, Antonio Greppi, il sindaco della ricostruzione, decide la sua collocazione nella sala consiliare a Palazzo Marino. E dopo un passaggio alla Galleria d'Arte Moderna di Via Palestro, dal dicembre 2010 il Quarto Stato apre la collezione del XX secolo del Museo del Novecento. Ancora una volta un ruolo di snodo, una sutura stretta fra tradizione e modernità, un messaggio universale che ancora oggi scuote le coscienze. Pietra miliare nella storia dell'arte e nella storia degli uomini che l'hanno tracciata.